Per la prima volta nella sua secolare storia, il Teatro San Carlo di Napoli ha aperto le porte agli indigenti della città per uno speciale pranzo di Natale. A cucinare lo chef stellato Pietro Parisi, che di solito cucina per gli spettatori delle prime del San Carlo e che invece questa mattina ha preparato i suoi manicaretti per i più bisognosi. Quando si cucina per qualcuno non ci devono essere né distinzioni di classe sociale e né cibo per poveri o per ricchi. Per me il cibo è convivialità e per tutti. Oggi non abbiamo voluto regalare un Natale a qualcuno diverso da noi, ma abbiamo voluto condividere il Natale con tutti, che è quello che forse dovrebbe essere. Questi sono gesti che non devono essere un simbolo, ma deve essere una continuità. Quindi il mio appello è quello di dire alla gente che se ognuno di noi ogni giorno fa un'azione di questa, rende il mondo più buono ma anche più bello. A servire ai tavoli i dipendenti del teatro, che si sono offerti volontari, mentre gli artisti si esibivano con i loro strumenti per allietare i tanti ospiti, seduti nello stesso spazio dove pochi giorni fa si è svolto il galà di inaugurazione della stagione teatrale con la Carmen di Zubin Mehta. Ma ascoltiamo ai nostri microfoni la sovrintendente del Teatro San Carlo, Rosanna Purchia. Ma nel segno di un percorso che il San Carlo fa da tempo, il San Carlo per il sociale, l'attenzione che abbiamo per chi soffre nel territorio e nel mondo. Ed è la prima volta però che organizziamo il pranzo di Natale, abbiamo fatto tante iniziative e questa ci mancava e abbiamo così pensato, grazie alla generosità di Pietro Parisi e la generosità di tutti i lavoratori del San Carlo, di metterci al loro servizio. E questa atmosfera così, voglio dire, allegra di queste persone è veramente commovente. Quindi lo rifaremo, anzi lancio l'appello per Pasqua di trovare un'altra persona generosa che ci dia una mano.